Il vino simbolo dell'Emilia contro il vino portabandiera della Romagna. Di fronte ad un pubblico di addetti ai lavori e giornalisti, Lambrusco e Sangiovese si sono sfidati sulle tavole di Casa Artusi. Dopo ogni piatto veniva votato il miglior abbinamento, mentre i presenti erano invitati a comporre delle odi ai due vini. Giudici della sfida Federico Quarante e Nicola Prudente, i Fede e Tinto conduttori della trasmissione Decanter di Radio 2. Forte del fattore campo, il Sangiovese ha ricevuto più voti, ma alla fine è stata dichiarata la parità. Tra Sangiovese e Lambrusco non vince nessuno, due espressioni incredibili di un territorio che ormai è salito veramente sui gradini più alti dell'enogastronomia nazionale, se non mondiale. Noi siamo contenti di essere i portavoci proprio di questo luogo, che poi è Casa Artusi, cioè il primo che ha deciso un giorno di codificare il patrimonio enogastronomico italiano proprio partendo da qui. Un vincitore in realtà c'è ed è la promozione per il territorio regionale, specialmente all'estero, grazie ad un gruppo di 12 giornaliste tedesche per le quali è stato organizzato un corso accelerato di cucina romagnola tenuto dalle Mariette di Casa Artusi. Tutte le strade dei vini e dei sapori di tutte le province, da Piacenza a Rimini, da Ferrara a Bologna, hanno voluto dedicare un evento particolare. Noi come APT l'abbiamo sostenuto e promosso, è l'inizio di un progetto più ampio, poiché noi vogliamo far tornare quello che già è un mito in Italia e nel mondo della nostra regione come luogo d'eccellenza dell'enogastronomia. L'abbiamo voluto far diventare sempre di più un'occasione di incontro e di turismo.